Di nuovo negli studi di Tempo Radio. Buongiorno sindaco, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Buongiorno. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare a filo diretto. Il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamolo, 348-3188-339. Se ci vogliono chiamare, il numero è lo 0376-631709. La mail è diretta@temporadio.it. E poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, mi stavo dicendo che state cercando in qualche modo di fare la fiera, insomma, di quantomeno di non... Figurativa. Più che altro per non lasciar passare che è una fiera centenaria, perché sono più di 100 anni, non so se quest'anno è il 119esimo, 120esimo anno, quindi siamo veramente... ultracentenari, quindi per non lasciar passare il tutto così senza nessuna parola spesa, stiamo cercando di organizzare una conferenza stampa dove presentare le varie manifestazioni che si sono succedute, un omaggio a quello che è naturalmente il salame d'Eco di Pozzolengo, quindi un presente a quello che sono i Norcini, che sono il cuore di questa produzione, senza dimenticare naturalmente le cantine del Lugana e tutto quello che è la cornice socioculturale della nostra fiera, quindi anche tutte le associazioni che sempre hanno collaborato. E non ultimo, stiamo vedendo con l'assessore Buzzacchetti, sta vedendo con la parrocchia, al limite di organizzare anche un momento liturgico con una messa appunto il 19 marzo, celebrando San Giuseppe, che tra le altre cose è il patrono, la festa dei falegnami, ecco. E dei papà anche. E del papà, ma insomma, 19 marzo. Assolutamente. Esatto, che molti non hanno, appunto, perché figura altre cose, una generosità unica. Non è possibile farle, anche perché il grande Speranza, il grande ministro Speranza, ha già detto che di metterci il cuore in piace, che fino al 6 di aprile ci fa saltare anche Pasqua, e quindi non c'è niente da fare. Sì, sentito che sta per arrivare un nuovo DPCM, poi dopo magari ne parliamo, la rubrica tocca a noi anche appunto di questo tipo qua. E quindi ancora per quanto riguarda però avete avuto intanto delle belle iniziative, le abbiamo anche inserite nel giornale radio, no? Non mi ricordo se lunedì, mi pare, no? Avete fatto le esercitazioni, protezione civile. Sì, c'è stata un'esercitazione della protezione civile dove i ragazzi si sono impegnati molto in questa simulazione di rischio di problematica idrogeologica. È un'esercitazione che è durata un giorno, dove sono messi in campo tante forze, tante professionalità, quindi un ringraziamento a tutti i ragazzi della protezione civile, a tutti i volontari che si sono spesi per rimanere si stanno spendendo per rimanere sempre aggiornati. E non ultimo il COC, il centro operativo comunale, si è messo a disposizione per quanto riguarda il supporto alla campagna vaccinazione, ecco, quando arriveranno i vaccini, naturalmente. Perfetto, per cui appunto ma i vaccini dove si faranno? Teoricamente e tecnicamente la conferma è che ATS ha stabilito come hub, perché adesso si chiamano hub, ha stabilito come centro unico vaccinale per tutto il Basso Garda e penso anche per il Medio Garda Lonato, quindi il palazzetto dello sport di Lonato, quindi un bacino di circa 100.000 utenti. Teoricamente doveva partire questa settimana. Si doveva partire questa settimana, ma sembra che hanno rimandato all'1 marzo. Sembra, però. Il problema è che parlavo con un medico proprio ieri, un medico di base, non facciamo nomi, comunque un medico di base del nostro bacino, quindi Desenzano, Sirmione e Pozzolengo. Quindi base per altezza. Dove dice, mi ha detto in maniera molto chiara: guarda Paolo, io in una settimana con la mia infermiera ho fatto 400 vaccinazioni, ho vaccinato 400 utenti in una settimana. È quello che continuiamo a dire. Sì, anche perché noi abbiamo 70.000 medici di base. Dategli 5 vaccini al giorno, sono 350.000 vaccini che vengono somministrati ogni giorno, solo dai medici di base. Poi prendiamo la medicina del lavoro, prendiamo la Croce Rossa, prendiamo l'esercito. Cioè, veramente siamo, non lo so, non ho parole. Cioè, dopo un anno, più di un anno abbondante, siamo qua dove la soluzione è quella che in 2 ore ti chiama la Moratti, fa la scenetta patetica, mi viene da dire anche qualcos'altro, ma mi fermo, e dove ci dice: stasera vi chiudo dentro, punto, fine, tutto qua. Va Fabini D, è martedì alle ore 2, vi chiudo tutti dentro stasera alle 18. Tutti i ristoranti, bar e quant'altro, operatori che hanno fatto la spesa per tutta la settimana,
avanti, c'è posto. E questi erano quelli del cambiamento? Auguri. E quindi appunto è, cioè, esatto quello che è successo. Stanno raccolto delle lamentele, a parte che continuiamo, a parte che continuiamo a dirlo, stanno scaricando negligenza, incompetenza, incapacità, ladrocinio, perché a questo punto, visto i servizi che sono andati in onda per quanto riguarda Arcuri, anche ladrocinio lo stanno scaricando sui cittadini, li stanno scaricando sui cittadini, perché dopo un anno non avere una strategia, lo continuiamo a dire, non avere delle pseudo soluzioni, tranne che quella, state a casa e non rompete le balle, ecco questo qua, userò il pugno duro, Speranza, ecco questo, usa il pugno duro lui, di che vai a pusher, di pare vergototo a me. Allora, va bene, dunque, quindi va bene, per quanto riguarda poi anche, posso chiedere una cosa che non c'entra, poi le leggo i messaggi, la rovizza, lo svincolo, c'è qualche notizia? Lo svincolo stiamo attendendo naturalmente l'accordo di programma tra le regioni e naturalmente i comuni interessati. Stiamo attendendo, cercheremo di fare pressione sulla regione, perché a questo punto la regione Lombardia si deve muovere, perché è la regione Lombardia che ha stanziato i fondi sia per il 2021 quanto per il 2022, quindi speriamo che prima di fine anno ci sia accordo di programma e magari anche l'appalto. Allora, le leggo io i messaggi qua, non si arrabbi, perché purtroppo se la prendono con le autorità locali, che invece, dottor Bellini, perché avete chiuso l'asilo? No, ma i bambini dove li metto? Questa ve la racconto, non l'ho chiuso io l'asilo, questa ve la racconto. Lo so che non l'avete chiusa, arrivata, non si offende, è arrivata, cioè, anche qua è una presa per i fondelli, alle ore 12:06, ci sono le mail, alle ore 12:06 di martedì in comune arriva una mail urgente dove invitava il sindaco a collegarsi al consiglio regionale via Sky, via web, quello che è, perché la signora Moratti aveva delle comunicazioni urgenti da dare ai sindaci. Ma non è che l'operatore del comune è lì che guarda ogni secondo la mail, ha aperto la mail alle 12:20-12:24, mi ha chiamato immediatamente dicendomi questa cosa qua, ditemi voi come ci si può collegare alle 12:25, preparare il tutto per collegarsi, ma a parte che si sapeva, guarda, sì, dammi tutti gli estremi, ma tanto ci rinchiude, ma pensavo che lasciasse un giorno o due per organizzare tutto il discorso, scuole, non scuole e quant'altro. Niente, comunicazione, ore 18, tutti a casa. Complimenti per l'organizzazione, complimenti per la sagacia, complimenti anche per l'ironia, perché naturalmente, ma voi siete stati informati, ci ha detto, siete stati coinvolti, più che coinvolti siamo stati travolti da un treno in corsa che sta deragliando e ha deragliato, tanto per essere chiari. Per quanto riguarda la scuola materna, è stato deciso dalla zona arancione rinforzata, che quando ci spiegheranno che roba l'è, ormai ha fatto passare tutti i colori dell'iride. Anche qua Bellini, non è possibile togliere tutti i servizi di nuovo, una bambina di un anno e la mia compagna è andata all'estero, ve la porto in comune? Vabbè, ma ripetiamo, non è colpa del comune, no, ma però... al di là di questo scaricano le loro responsabilità sul cittadino, responsabilità di incapacità, incompetenza e negligenza, le scaricano sul cittadino e sugli enti locali. Ecco, e cosa rispondiamo? Lei è complice del sistema, altrimenti tenga aperta, ma finisce in galera, però insomma, credo. No, non è un problema, so, di essere no, non succede nulla, è che io posso anche tenerlo aperto, ma arriva il commissario e me lo chiude, caro il mio utente. Posso anche fare un'ordinanza dove dico io tengo aperto, a parte che bisogna avere dei dati oggettivi, e i dati oggettivi non è che li hai tutti e completi, perché te li trasmettono col contagocce e trasmettono quello che vogliono loro. Dall'altro canto, come vedono l'ordinanza, arriva il commissario, ti annulla l'ordinanza e fa quello che deve fare. Ah, no, non ci sono molte soluzioni. Il problema è che il sindaco conta per un sindaco. Dovrebbero essere tutti gli utenti, i cittadini, che iniziano a dire qualcosa. Invece siamo tutti come delle gatte morte, sono tutti a casa, tranquilli. Anche perché è stata messa in campo una campagna di terrorizzazione che mai ha avuto eguali. Il professor Galli, il trombettiere, sapete che l'hanno denunciato, tra le altre cose, è stato querelato per procurato allarme ancora 10 giorni fa. Massimo Galli, grande virologo del Sacco, è stato smentito dallo suo stesso ospedale perché dava dei dati completamente sbagliati, è stato smentito dal suo stesso ospedale, inoltre è stato querelato e denunciato alle procure di Bergamo, Brescia, Milano e altre procure.
Allora, altro messaggio: il fatto che venga speso tempo e quindi soldi per pensare a realizzare scemenze inutili come le sfumature di colore. Beh, perché siamo un arancio rafforzato, che è più vicino a un rosso. Rinforzato, ah, ecco. Non lo so. È una sfumatura, dai, rafforzato, rinforzato, è sempre un'altra sfumatura. Ma ripeto, in questi 12 mesi passati, abbondanti, non si è vista una strategia, non si è vista provare a trovare una soluzione che non sia solo quella di rinchiudere tutti, anche il discorso delle vaccinazioni. Concedetemelo, e con tutto il rispetto e con tutto il bene che voglio agli ultra ottantenni, ma qui il problema è chi lavora quotidianamente, chi si confronta quotidianamente. Il problema è inutile che andiamo tanto attorno e ci giriamo, dobbiamo essere in questo punto, dobbiamo essere veramente coi piedi per terra. Il problema, ragazzi, sono i focolai nascono a scuola e poi li vengono portati nelle famiglie. Esatto. Quindi innanzitutto sono da vaccinare tutti i genitori di questi ragazzi che vanno a scuola, perché sono loro a rischio, perché il ragazzo è stato ormai approvato che sì, lo può avere questo virus, ma in maniera molto 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 blanda, ma lo trasmette invece in maniera incredibile. Quindi sono i genitori che devono essere vaccinati, sono gli operatori, naturalmente tutte le categorie a rischio che sono operatori all'interno del sistema sanitario, sistema di controllo e quant'altro, ma alla fine è questo il discorso. E ripeto, se questi signori qua non ci sanno vaccinare e non riescono a trovare i vaccini, non possono colpevolizzare un'intera nazione, non possono rinchiudere un'intera nazione, non possono portare alla fame, alla disperazione e al terrore 60 milioni di italiani. Allora, sindaco, la fermo un attimino, entriamo nella rubrica Tocca a Noi, ci saranno dei messaggi per il sindaco, li leggiamo assolutamente stesso. Torniamo tra pochissimo con Paolo Bellini. Richiedi le tue canzoni preferite a Tempo Radio. Telefona allo 0376 63 1709 oppure manda un SMS o messaggio WhatsApp al 348 31 88 339. Tempo Radio.